Bene, dopo aver visto un primo esempio di applicazione dei principi della dinamica nel caso del moto lungo il piano inclinato, dove quindi i principi sono utili per aiutarci a interpretare perché il moto è di quel tipo, il passo successivo lo facciamo nell'ambito del moto circolare, cioè il moto che ha come traiettoria tutta o parte di una circonferenza, dove li vediamo brevemente. E immaginate di avere un oggetto, vediamo se riesco a fare un cerchio decente, ecco un punto P, che si muova lungo una traiettoria circolare. Se qui c'è il centro O, la distanza OP è il raggio della circonferenza, P si muove lungo la circonferenza, magari in questo verso. Prego. Poi va. Stanchi solo. Ok, riprendiamo. Quindi abbiamo visto, ripeto, il moto circolare uniforme che è caratterizzato da una circonferenza che è la traiettoria del moto, dove R è il raggio della circonferenza e durante il moto, il raggio, che è la distanza OP, si mantiene costante. D'accordo? Concetti importanti del moto circolare uniforme, fatemi ripetere. Uniforme. Circolare sta a indicare il fatto che la traiettoria è una circonferenza uniforme che viene percorsa in tempi uguali, okay? Quindi archi di circonferenza uguali vengono percorsi in tempi uguali. Una grandezza importante nel moto circolare è il periodo, indicato normalmente con la lettera maiuscola T, che è il tempo per percorrere un'intera circonferenza, cioè se immaginate il punto che parte da questa posizione, il tempo necessario a percorrere l'intera circonferenza. Ok? Molto legato al periodo c'è la frequenza del moto, normalmente indicata dalla lettera F oppure dalla lettera greca ni, che dà il numero di giri nell'unità di tempo. Normalmente la frequenza F è l'inverso del periodo. Facciamo l'esempio: se per fare l'intero giro ci mettono 2 secondi, vuol dire che per compiere un giro, in un secondo compie mezzo giro, quindi se il periodo è 2 la frequenza è 0,5. T si misura in secondi, la frequenza F in hertz, HZ, o che è identico a secondi alla meno 1. Okay? La posizione del punto P si può anche individuare non solo tramite le coordinate cartesiane, fatemele disegnare sopra le nostre circonferenze, in rosso, ecco, così lo distinguiamo, ma anche utilizzando l'angolo che il raggio OP forma con l'asse delle X. Quindi si può dare anche la posizione angolare. Ok, quindi la posizione può essere individuata sia dalle coordinate XY del punto P, ma anche da 2 coordinate che sono la distanza OP, quindi raggio R, e l'angolo alfa. In questo caso le 2 coordinate sono disomogenee, attenzione, una è una distanza, una è un angolo, mentre le coordinate cartesiane sono omogenee, sono in tutte e 2 dello stesso tipo. D'accordo? Proprio per il fatto che la posizione può essere anche descritta da un angolo, perché con le coordinate di questo tipo l'unica che cambia nel tempo è alfa, ok? Allora si può parlare anche di velocità angolare, cioè la rapidità con cui cambia la posizione angolare. Questa grandezza prende il nome normalmente omega, una lettera greca scritta in minuscolo, ed è qual è la variazione dell'angolo rispetto all'intervallo di tempo, quindi di quanto cambia l'angolo rispetto al tempo. Normalmente se immaginiamo che il nostro punto compia un'intera circonferenza,
Allora la velocità angolare sarà l'angolo coperto nel tempo, cioè l'angolo giro, che in radianti è 2π greco, diviso il tempo impiegato per coprirlo, che è il periodo t. Oppure, se preferite ancora, 2π greco per la frequenza f, visto che 1 su t è uguale alla frequenza. Ok? Oppure possiamo anche immaginare la velocità tangenziale o lineare. In termini di distanza percorsa rispetto al tempo, la velocità tangenziale v vale quant'è lo spazio percorso, quindi la lunghezza dell'intera circonferenza, 2π greco r diviso il periodo t, oppure ancora 2π greco r per la frequenza f, oppure ricordando quanto abbiamo appena visto per la velocità angolare, è omega volte il raggio r. Ok? Attenzione alla relazione che qui abbiamo elencato grandezze scalari, cioè intensità di varie grandezze, che sono però vettori. Fatemi ridisegnare la nostra traiettoria circolare. Eccola qui. Nel sistema di assi cartesiani, fatemelo riscrivere in rosso anche questa volta, così si evidenzia. Ecco. Questa è Y, questa è l'origine O, il nostro punto si trova qui, il punto P, si muove in questo verso. La posizione del punto P può essere descritta tramite un vettore R. Il raggio R possiamo pensarlo come un vettore, le cui componenti sono X e Y nel piano cartesiano. Ok? Abbiamo già visto a suo tempo che la coordinata x del punto P è legata alla lunghezza di r all'angolo alfa da questa relazione. X vale r per il coseno di alfa e y vale r per il seno di alfa. Ah, tra l'altro, le coordinate x e y sono dette coordinate cartesiane, le coordinate r e alfa si chiamano anche, non l'avevo detto prima, coordinate polari. E il centro prende il nome di polo. Ok? Ora ripeto, R, la posizione è descrivibile in termini di vettori e è un vettore anche la velocità. La velocità V, velocità tangenziale, scusate, non si riesce a disegnarla decentemente, è un vettore che punto per punto è tangente alla circonferenza. Ok? E se vedete, ha qui ecco, l'angolo, immaginate idealmente di prolungare la retta su cui sta il vettore velocità, e questo angolo, chiamiamolo θ, o beta meglio ancora, l'angolo beta che il vettore in velocità forma con l'asse delle x, vale alfa più pi greco mezzi. Perché? Perché V è sempre perpendicolare ad R, V è perpendicolare al vettore R, in quanto ogni tangente alla circonferenza è sempre perpendicolare al raggio per questioni geometriche. Ok? Quindi la velocità tangenziale o la velocità istantanea punto per punto nel corso del moto circolare, che l'abbiamo, forma un angolo che sarà quello alfa, per passare dall'asse delle x a r, poi da r per andare a v devo aggiungere l'angolo retto. Ok? Quindi analogamente, e qui ci giochiamo un po' di goniometria che abbiamo appena visto, quindi ci viene utile, il vettore v, il vettore velocità, avrà due componenti, vx e vy. Ok? E anche in questo caso la componente x sarà la lunghezza del vettore v per il coseno dell'angolo beta che v forma con l'asse delle x. E vy sarà v per il seno dell'angolo beta. Quant'è l'intensità della velocità? Beh, l'abbiamo appena visto, v vale omega volte r. L'abbiamo visto prima, no?
guardando le quantità scalari, però stavolta beta è alfa più pi greco mezzi, quindi Vx, cioè omega r per il coseno di alfa più pi greco mezzi, abbiamo visto angoli associati, il coseno di alfa più pi greco mezzi vale meno omega r per il seno di alfa. Guardate gli angoli associati, se questo è alfa, questo è pi greco mezzi più alfa, il coseno di pi greco mezzi più alfa è negativo e vale quanto meno sen alfa, quindi Vx vale meno omega r sen alfa. Vy sarà equivalentemente omega r per il seno, scusate, di beta, cioè omega r per il seno di alfa più pi greco mezzi, e il seno di alfa più pi greco mezzi, sempre per gli angoli associati, vale il coseno di alfa. Ok, quindi Vx vale meno omega r, cos'era, scusate, sen alfa, e Vy vale omega r coseno alfa. Dove attenzione, alfa è l'angolo di posizione, non l'angolo della velocità. Ok? E questo meno sta a indicare che, ad esempio, nel primo quadrante la componente x della velocità è diretta verso sinistra, per questo è negativo. Abbiamo anche visto a suo tempo, qui sto facendo, ditemi se vado troppo veloce, sto richiamando solo cose che abbiamo già visto sul moto circolare, solo che stavolta le condisco con un po' di trigonometria che abbiamo, appena fatto. Ok? Ditemi se la cosa non vi torna. Nel caso mi preoccuperei un pochetto, ma insomma. Ok, abbiamo visto quindi come si passa dalle coordinate di posizione angolare a quelle cartesiane e viceversa, e come sono legate le componenti della velocità a omega, al raggio R e all'angolo alfa. Ok? D'accordo? C'è ancora una cosa importante da vedere, ed è quella che ci introduce al tema di oggi, che è l'accelerazione. Se osserviamo bene, il valore della velocità V non cambia nel tempo, rimane. Questa è la relazione che descrive il modulo della velocità, v uguale a omega r, e sono costanti sia omega che r. Quindi anche la velocità v, fatemela disegnare in verde come prima, è un vettore che nel tempo, questo è il v, che è omega r, descrive una circonferenza. Non fa altro che ruotare, così come indicato ad esempio dalle sue componenti. Ruota con un angolo rispetto all'asse delle x che è lo stesso della posizione aumentato di pi greco mezzi. Di conseguenza anche la punta del vettore velocità descrive una circonferenza. Quindi possiamo usare questo fatto per calcolare l'accelerazione. Perché? Perché essendo una velocità che cambia nel tempo, c'è una domanda? Sì, Prego. sia omega che r sono costanti. Certo, omega ed r sono costanti nel tempo, solamente che il vettore posizione, eccolo qui, ruota, quindi questa distanza rimane costante, ma cambia continuamente l'angolo alfa che lo descrive. Quindi r rimane il modulo costante e alfa cambia proporzionalmente al tempo. Vediamo tra un secondo questo. Ok? Anzi, possiamo anche cominciarlo già adesso, perché se, come abbiamo visto, il moto è uniforme, quindi se percorre angoli uguali in tempi uguali, allora il valore della posizione alfa, cioè la velocità angolare, scusatemi, la posizione angolare, varrà omega per t più eventualmente un angolo iniziale. Se come nel caso del moto rettilineo uniforme, se ho velocità costante, la posizione è una funzione lineare del tempo. Lo stesso vale per la posizione angolare. Se
omega è costante, se omega è costante nel tempo, allora la posizione è una funzione lineare, cioè di primo grado del tempo, sarà quindi velocità angolare per il tempo più eventualmente l'angolo iniziale che normalmente è zero. Ok? Quindi al posto di alfa posso benissimo pensare a omega per t. Torniamo al nostro discorso sulla velocità. Siccome anche la velocità è un vettore che ruota nel tempo con lo stesso periodo, allora alfa che è la rapidità con cui, cioè alfa scusate, l'accelerazione che è la rapidità con cui cambia la velocità nel tempo, terrà conto del fatto che v non cambia in lunghezza, ma cambia solo in orientazione. Ok? E quindi ci sarà una stessa relazione tra l'intensità dell'accelerazione e quella della velocità, la stessa che lega velocità e raggio, quindi A sarà omega volte V. Ma V è omega R, quindi A è omega per R, quindi A è omega alla seconda R. Non solo, ma qui fatemi disegnare il vettore, ecco, accelerazione in blu, questo è l'accelerazione. D'accordo. Anche qui vedete che tra l'accelerazione e la velocità c'è un angolo di 90 gradi. Perché? Perché la rapidità con cui cambia la velocità, quindi sarà un vettore tangente alla circonferenza descritta della velocità, così come V lo era rispetto alla circonferenza descritta del vettore posizione. Di conseguenza, se torniamo nel nostro grafico di partenza, R è perpendicolare a V, V è perpendicolare all'accelerazione, aumentando sempre di pi greco mezzi, quindi avremo che il vettore accelerazione è un vettore che sarà parallelo a R, ma diretto in verso opposto. Quindi questa relazione, che è una relazione che lega le intensità dei vettori, vettorialmente la completeremo scrivendo che l'accelerazione, che chiameremo in questo caso centripeta, vale meno omega quadro per r vettore. Questa è la relazione che definisce vettorialmente l'accelerazione centripeta. Perché si chiama così? Beh, perché è diretta verso il centro, perché R va da O a P. Se l'accelerazione è diretta come meno R, andrà da P a O. Quindi è diretta da P, scusate, ecco, da P verso O, quindi diretta nel verso opposto a R. Quindi tecnicamente, rifacendo il disegno, qui abbiamo il nostro cerchio, la nostra traiettoria circolare. Okay. Qui c'è il punto P, questo è il vettore R, il vettore posizione, il vettore accelerazione centripeta è diretto esattamente da P verso O. Ok? Tutto chiaro? E quindi essendo parallelo al vettore posizione, le sue componenti, fatemelo scrivere in nero come prima, AX, saranno omega quadro R, cioè l'intensità del vettore velocità accelerazione, per il coseno di alfa col segno meno davanti, perché tieni conto che questo è diretto verso sinistra, perché le due componenti sono una opposta all'altra, mentre AY sarà meno omega quadro R per il seno di alfa. È chiaro che se il moto è uniformemente è circolare uniforme, alfa va inteso come omega per t. L'angolo alfa è una funzione del tempo. Ok? D'accordo? Ci sono domande?
Fate attenzione. Immaginate di proiettare, fatemi fare un altro grafico, questo è l'asse delle X, proiettare la posizione di P sull'asse delle X, quindi qui abbiamo X, questo è il vettore R, e quindi la componente X del vettore R vale x, cioè r grande per il coseno di alfa. Dopodiché abbiamo che la accelerazione centripeta, che è un vettore posto in questo modo, ecco, questo è ac, può essere anche questo proiettato sull'asse delle x. Abbiamo che la componente x vale meno omega quadro r coseno di alfa, qualunque sia alfa. Se vediamo la relazione tra questi due vettori, cioè tra queste due grandezze, deduciamo che l'accelerazione lungo l'asse delle x vale meno omega alla seconda per x. Scusate, questo è molto importante, cioè rispecchia la relazione tra i due vettori che abbiamo visto un attimo fa, questa. Proiettando questa relazione sull'asse delle x avrò che la componente x dell'accelerazione è meno omega quadro per la componente x di r, che è x, e la componente y dell'accelerazione è meno omega quadro per la componente y di r, che è y. Quindi nello stesso modo avremo che ay vale meno omega quadro per la componente y della posizione. Qui però non ho più un moto rotatorio. Se immaginate, fatemelo disegnare come in verde, questo punto qui della proiezione di P sull'asse delle X, chiamiamola PX, quando P fa un moto rotatorio, PX che moto segue? Compie una un'oscillazione, si sposterà dall'estremo più a destra a quello più a sinistra lungo questo che è un diametro, no? Va continuamente avanti e indietro. Questo moto oscillatorio, che è caratterizzato da questa relazione, cioè dove l'accelerazione dell'oggetto in moto è una costante negativa meno omega quadro per la posizione, è quello che caratterizza il moto armonico. Oppure, se preferite, un moto che abbia questa come legge oraria. Il moto armonico possiamo intenderlo come la proiezione su uno particolare diametro, non importa quale, in realtà, x è preso a caso, di un moto circolare. Ok? Il moto circolare è un moto dove la traiettoria è una circonferenza, dove c'è qualcosa che gira, per capirci, che ruota. Il moto armonico è un moto dove ho una grandezza fisica che oscilla, ok? E posso pensarlo come una proiezione di un moto circolare su una particolare diametro della circonferenza, che in questo caso era quella del nostro moto circolare. Se vedete, qui abbiamo fatemelo riaprire, una simulazione che ho fatto per questo motivo, per questo scopo, di un oggetto con una traiettoria circolare. Vediamo che riparta, eccola qua. Andiamo in esecuzione, facciamoci mostrare la traiettoria, non so se la vedete in azzurro. Qui abbiamo questa pallina che fa una traiettoria circolare, mostriamo il raggio. Questo è il vettore nero e il vettore posizione, perché segue una traiettoria circolare con moto uniforme, la velocità angolare costante. Possiamo farci mostrare anche il vettore velocità, che è in verde, eccolo qui, un vettorino, vedete, che è sempre perpendicolare al raggio.
due vettori sono uno perpendicolare all'altro. E possiamo chiedere di farci mostrare anche il vettore accelerazione, questo vettore rosso, vedete che ogni punto è sempre antiparallelo a quella posizione, cioè va diretto verso il centro. La legge oraria, possiamo proiettare il punto P sull'asse delle X, vedete che man mano che il pallino in blu segue la traiettoria circolare, quello giallo, che è la sua proiezione sul diametro, fa un'oscillazione, si sposta a destra e a sinistra lungo il raggio. Ma la posizione X, l'abbiamo appena visto, è il raggio della circonferenza per il coseno dell'angolo che il raggio forma con l'asse delle ascisse. E quindi, siccome la posizione X è, fatemi tornare per un secondo sulla lavagna, ecco, la posizione X è il raggio per il coseno di alfa, d'accordo? E quindi alfa è omega volte il tempo, quindi avremo una relazione che dà posizione verso tempo che segue una legge cosinusoidale. Anche questo possiamo chiedere alla simulazione di mostrarcela. Eccola qui. Qui abbiamo la posizione lungo l'asse delle x, che è questa coordinata, che vedete segue una relazione che è una legge cosinusoidale dell'angolo alfa che dipende linearmente dal tempo, quindi qui in ascissa abbiamo il tempo. Qui sotto in verde c'è la velocità, in rosso l'accelerazione. Possiamo anche immaginare di avere il nostro oggetto che segue la traiettoria circolare, pardon, vedendolo in tre dimensioni, immaginate che questo sia un filo, il nostro oggetto che ruota, se lo vediamo dall'alto abbiamo, ecco, così magari, in modo che sia dello stesso tipo, ecco, vediamo il moto circolare. Immaginate di vederlo di taglio e avete il moto oscillatorio, equivalente alla proiezione sull'asse delle X. Adesso vediamo la pallina blu che oscilla a destra e a sinistra. E segue quindi la proiezione sul piano, il nostro piano di vista, è un'oscillazione. Questo tipo di moto, cioè il moto che ottengo proiettando sull'asse delle X, il moto circolare, o sull'asse delle Y, indifferente, il moto nel quale l'accelerazione, un moto non uniformemente accelerato, un moto dove l'accelerazione cambia perché cambia la posizione, un moto in cui l'accelerazione è data da una costante negativa che abbiamo chiamato meno omega quadro per la posizione, quindi accelerazione e posizione sono proporzionali ma opposti, viene chiamato moto armonico. Okay? Questo tipo di moto si chiama moto armonico. O equivalentemente un moto in cui la legge oraria è rappresentabile con una funzione che è un coseno oppure un seno del tempo. Okay? In questo caso si parla di armonica fondamentale. Okay? Quando ci sono oggetti che si muovono di questo tipo, ce ne sono tantissimi, ogni volta che un musicista, per esempio, tocca una corda o batte sul tasto di un pianoforte, mette in moto degli oggetti o una membrana di un tamburo che vibrano non con un moto armonico semplice, ma con moti armonici che sono composti di armoniche diverse. C'è l'armonica fondamentale, che è quella che vediamo qui, e poi le armoniche superiori sono quelle che danno, per esempio, in musica il timbro del suono. La nostra omega, o il periodo, o la frequenza di questa oscillazione, è quella che in musica si chiama nota. Il timbro, che a parità di nota è quello che distingue uno strumento da un altro, è legato a quanta energia, che vedremo a breve, è distribuita tra l'armonica fondamentale e quelle superiori. Questo è quello che i musicisti chiamano timbro del suono. A parità di nota il timbro è diverso perché gli strumenti sono fatti in modo diverso. D'accordo? Torniamo alla nostra lavagna e concludo per oggi dicendo che affinché l'oggetto sia in moto circolare è necessario, in base al primo principio della dinamica, che ci sia anche una forza che lo costringe a ruotare. E nel caso dell'oggetto legato al sasso sarà la tensione della fune. Questo tipo di forza, in base al secondo principio della dinamica, sarà data da
massa per accelerazione, ma qui l'accelerazione è centripeta. Per questo motivo chiamiamo questa forza la forza centripeta. Quindi, che cos'è una forza centripeta? Una forza centripeta è quella che in un moto circolare è la responsabile del fatto che la traiettoria è una circonferenza. E quindi, nel caso nostro specifico, la forza centripeta sarà data dalla massa per l'accelerazione centripeta e quindi meno omega alla seconda per il vettore R. Quindi la forza e il vettore posizione sono anche qui proporzionali ma diverso opposto. Quindi fatemi mettere il meno davanti, meno omega m omega quadro R. D'accordo? Qualunque cosa sia in moto circolare è un oggetto che è soggetto a questa forza, perché altrimenti andrebbe di moto rettilineo uniforme. Ok? È la forza centripeta che causa l'accelerazione centripeta e che quindi è la responsabile del moto lungo una traiettoria circolare. Nel caso, per esempio, di un sasso legato alla fune, la forza centripeta è fornita dalla tensione della fune. Nel caso di un satellite che ruota attorno alla Terra, la forza è data dalla forza gravitazionale e così via. Ok? Tutto chiaro? Molto bene. Quindi, moto circolare, proiezione del moto circolare ci dà il moto armonico. Il moto armonico è un moto nel quale l'accelerazione è data da una grandezza che è proporzionale alla posizione, con la costante negativa, quel meno omega quadro. Ogni volta che ho un moto di questo tipo, un moto armonico, la legge oraria, cioè la posizione in funzione del tempo, è una funzione, in questo caso, cosinusoidale del tempo, ma dipende dalla posizione iniziale, d'accordo? E la forza a cui è soggetto un oggetto di questo tipo è una forza di tipo centripeto, oppure una proiezione di questa forza, se parliamo della proiezione della moto sull'asse delle X, per esempio, anche in quel caso posso proiettare sull'asse, sul diametro, sull'asse X, non solo l'accelerazione, ma anche la forza centripeta. E quindi e mantengo la stessa relazione tra l'accelerazione e la posizione. Ok? Nella prossima lezione vedremo come si applica questa relazione a un caso che non ha niente a che fare con il moto rotatorio, con il moto circolare. D'accordo? Qui, se volete, nel caso del moto armonico, è uno dei pochi casi, forse l'unico, in cui abbiamo un'accelerazione che è variabile nel tempo, perché se guardate bene, dato che la posizione nel tempo cambia, cambia anche l'accelerazione. Finora abbiamo discusso solo dal punto di vista cinematico di moti con accelerazione uniforme. Qui l'accelerazione non è uniforme perché x oscilla, va avanti e indietro nel tempo, quindi anche a x oscilla, cambia nel tempo. Questo è uno dei pochi casi in cui con la sola algebra riusciamo a trovare il moto nel caso di un'accelerazione non uniforme. In tutti gli altri casi, nella maggioranza dei casi, dove ho un'accelerazione variabile, per calcolare matematicamente la legge oraria, ho un bisogno di uno strumento matematico che vedremo l'anno prossimo. Ho bisogno delle equazioni differenziali, se riusciamo ad arrivarci. Ok? Ci sono domande? Bene, allora per oggi ci fermiamo qui.